cioè il fatto di dare più certificazioni possibili e più competenze possibili a questi ragazzi. In parte credo ci siamo riusciti. Noi abbiamo gestito un modulo su Scuola Bottega, con il pane e tradizioni locali sul pane, Scuola Bottega sulla pasticceria di tradizione, ristorazione territoriale carta dei vini e degli oli in collaborazione con l'azienda. Fin dall'inizio abbiamo collaborato alla predisposizione del progetto con il preside pugliese e con tutti gli operatori che hanno redatto questo progetto. È stata un'esperienza estremamente interessante perché tramite il polo abbiamo prima dotato la nostra scuola di un laboratorio di panificazione che è molto utile nell'ambito dell'attività didattica e poi abbiamo gestito una serie di moduli che vanno dall'accoglienza turistica alla cucina, alla valorizzazione dei prodotti tipici sia della Costa degli Dei che del nostro entroterra. Ed esperienza particolarmente interessante è stata la gestione di un modulo con il Parco delle Serre e la Sovrintendenza di Vibo che ci ha dato la possibilità di chiarire un po' il concetto di guida turistica rurale. Mi permetto di precisare questo modulo perché è stato per noi il più interessante e il più pertinente al nostro comprensorio. Sicuramente il polo ci ha aiutato a capire cosa vuol dire valorizzazione del territorio e valorizzazione dei prodotti. Per cui mi sento di dire che la riflessione più importante nell'ambito di tutti i moduli è stata proprio questa, di creare occasioni di valorizzazione del territorio e dei prodotti che lo caratterizzano.